Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati, l'altro giorno gamer. Oggi siamo qua tornati per fare un video reaction. Infatti cosa andremo a fare? Andremo a guardare le migliori giocate di Oyasu. È il secondo episodio di questa serie che cercherò di portare spessissimo. Mi raccomando raga, un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, siamo quasi 24 iscritti. Raga, tutti voi sono disiscritti al canale. Ma come si fa? Ma come si fa? Dai, iscrivetevi, mi raccomando. Dobbiamo arrivare assolutamente a tanti iscritti. Lasciate un like, attivate la campanellina. Vedete, questo è con tutti i vostri amici. E niente, adesso partiamo. Prendiamo un video a caso, non lo so. Guardiamo questo. Topotto finish. Anzi, io prendrei questo. 26 Octoplader Gameplay 2 su 2, non so cosa significa. E partiamo. Ok, così da vedere non è granché. Ho messo lo spirito del fire, quindi è tornato meta, insomma. Ok, lui parte con un golem dalla torre centrale. Cose mistiche, insomma. Poi un moschettiere che va a fare fuori il minatore, grande fireball l'avversario. E parte subito con un domatore, gran tornado messo dall'avversario, che è stata proprio una bella partita. Vi ricordo che se non avete visto il primo video di questa serie, ve lo lascio qui in alto nelle schede. Mi raccomando, andate a recuperare, spoiler sempre di Oyasu. Ovviamente non ci guardiamo tutto il video, se no diventiamo matti. Ok, allora, lui lo dice Gigante Royale. Ecco, Gigante Royale! Come fa adesso? Ah, mette una scrittura così. Ok. Mette il golem del ghiaccio, grande giocata. Poi il gigante royale va sul cannone, grande difesa. Grande difesa. Ecco, io il tronco non l'avrei messo, però. Lui sa, è molto più forte di me, quindi il motivo ci sarà. Ok. Ok, buono spirito del fire, bella partita. Va di draghetto, va subito col domatore più il golem del ghiaccio. Io riesco a fare sta giocata grande, Fireball. Forse una hit la dà? Sì, è stato anche un po' fortunato, c'è anche da dire. Bellissimi scheletrini. Spiritello messo alla grande. Se metto Yasuo vuol dire che lo spiritello è tornato meta. Ok, mancano 60 secondi, hanno due deck abbastanza veloci. Dice, quello degli assi è sempre più veloce. Ok, usa il lock per ciclare, ci sta. Per fare danno, perché quelle coppe, raga, bisogna fare danno così. Spiritello molto molto buono. Ah, viene zappato, certo che è due disi. Lui va di donatore, ok, ci sta. Madonna, questa ragazza è una cosa incredibile. Cioè, ho Yasuo, anche lui, pare mostruoso. Metto i moschettieri di qua. Grande log, in extremis. Ok, qua easy. Qua è la fireball, la cicca. Secondo me è stato troppo rischioso fare quel break. Adesso mi è messo malissimo, come fa qua? Allora, il minatore devasta. Il gigante royale vediamo un po' se tira la hit. No, gli è andata benissimo. Allora, lui cosa fa? Mette un moschettiere da dietro. Ok. Ok, domatore, classica giocata, grande fireball. Ah, forse se colpo arriva quel barbario ci aveva la ritta alla torre, GG. Ma io quando gioco 2.6 vado in crisi quando... Bel cannone, ok. Minatore, molto bueno. Ottimi scheletrini, ottimo spiritello, grande fede. C'è da dire allora, secondo me l'avversario ha sbagliato. Cioè, perché l'ha persa sta partita? Ha sbagliato l'attacco.
secondo me l'ha pensato. Cioè, Oyosu ha difeso benissimo e ha vinto praticamente la partita giocando in questa maniera. Ha sbagliato anche la tornado. Quindi, cioè, secondo me qua l'avversario non è stato granché in attacco, perché ha difeso alla grande. Quindi, prossima partita ce ne vedremo ancora un paio. Magari facciamo anche una seconda parte, anche se non credo. Ok, lui va con un tronco. Il golem del ghiaccio dietro è una mossa che deve imparare. La mossa che deve imparare. Lui va di donatore. Ok, lui qua non va a fare niente. Ah, è qui. Io avrei giocato la Fireball, per esempio, però ci sta. Questa sua giocanza è molto meglio. Spiritello, ok, gran giocato, grande. Lui sta... Cioè, secondo me la carta che non sa posizionare bene, se vuoi essere sincero, è la Fireball. Cioè, non riesce a sfruttarla bene, secondo me. Poi io sono scarsissimo, quindi lui potrebbe... Cioè, lui sicuramente se fa questa giocata sarà... avrà sentito il cervello più ampio del mio. Però secondo me la Fireball la gioca bene, ma non come, secondo me, il domatore. Il domatore è la carta, secondo me... Assieme al golem del ghiaccio, al moschettiere che ci sia, grande difesa. No, andiamo a rivederla perché qua. Cioè, vediamo. Aspettate. No, aspettate. Qua l'abbiamo. Cioè, l'uomo. Aspetta, scusate. 5, aspettate che. 5. Ci ha messo uno spiritello. E si è attivato a fare attivare la torre centrale. GG. Le va di tronco e va da notte. Ok, un maestro, un maestro sicuramente. E non ci sto a pensare due volte, il play più bravo col 2.6. ah, certo che l'avversario spreca un sacco di tiri, proprio non vuole avere danni alla torre, ed è una cosa strana secondo me, perché Oyasu il danno se lo fa subire. Grande golem del ghiaccio, come l'ha messo. Ecco, il cannone non capisco perché lo metta dietro, ma... Cioè, lo metta, come si dice, non dietro. Non come Glax, che lo mette un po' più davanti, ecco. Il destro, qua è sfortunato. In questa parte ha cercato il log, ma comunque ha fatto una bella giocata. Oh, gli ha detto bene, perché si attaccava, era... Lui butterà sicuramente una palla di neve. La persona proprio, cioè, non si vuole fare nulla. È una zona molto che ci tiene ad avere sempre la torre al 100% della vita, insomma, non so. Cioè, perché sprecare tutto, conta che spreca 6 di sì per difendere un domatore. 6. Ecco, qua io non saprei cosa per fare. Grande log. Ha vinto con un log. Cioè, che difesa. No, ragazzi, cioè, dite quello che vi pare. Cioè, potete anche dire che non è il più forte al mondo. Perché, ma io non ho mai visto giocatori più forti di Dio. Potete dire anche che non è il più forte al mondo, ma col 2.6, ragazzi. Secondo me, cioè, è il più forte che ci sia. Cioè, anche con quelle coppe là, madonna mia. Ah, gli ha detto fortuna anche qua. Fa una grande difesa, grande. Ecco, anche il tronco lo so usare alla grande. Aia, è complicata, molto complicata. Molto, molto complicata. Lui va con un barriere barbarico. Va di un log spettacularis. La domatrice, secondo me, è molto più forte del domatore, infatti. Cioè, la domatrice serve anche per difendere. Sia per attaccare, sia per... Grande quella del ghiaccio di vita, infatti. Fireball giusta. Ha fatto una gran giocata. Ecco, il gran cavallo come lo difende. Oddio, questo io. Bravo. Devo imparare molto spesso le giocate che fa lui. Cioè, più che altro che dire quanto è forte lui, questo lo so che è un giocato da una vita. Cioè, questo video è più per imparare dalle sue giocate. Almeno io la vedo così. Poi ditemi la vostra. Perché io, cioè, vede, mette lo spiritello alla grande. Ecco, il cannone lo mette molto dietro, un passo dietro la torre. Io però il cannone è una delle carte che non riesco a mettere, faccio fatica.
Io riesco a mettere, che ne so, magari il domatore. Ma questo, il cannone, io faccio tante. Vabbè, log l'avrei messo anch'io. Cannone molto molto good da parte sua. Fireball. GG, GG. Vabbè, la dovrebbe aver vinta. Grande spiritello. Lei è più forte del 2.6. Poi like se volete anche le altre azioni ad altri player. Cioè, mi vengono in mente Morten e questi qua. Grande Fireball qui. E ha vinto. GG, bella partita da parte sua, molto molto bella. Allora, io direi di fare questo video verso i 18 minuti 19. Quindi andrò a vedermi altre tre partitelle e poi ci salutiamo. Poi ve lo taglio chiaramente le parti più inutili. Log molto molto buono. Ok, vabbè, anche io avrei fatto così. Forse scheletrino dietro no, però lo spiritello l'avrei messo anch'io. Il cannone a rotelle comunque, raga, lo sto incontrando un sacco. La tornado. Il cannone a rotelle è veramente tanto nel meta. Tanto. Cioè, prima non si vedeva mai, almeno io non lo vedevo mai. Grande log. Non gli fa danno, tra l'altro, quando è fatto io su. Quanto. È stato sfortunato qui. Grande il ghiaccio. No, io l'avrei messo più là. E ha fatto una gran giocata pure qui. Raga. Troppo morto. Vi faccio una premessa. Se questo video va bene sul canale, farò un video folle contro, ovviamente, di Clash Royale contro dei miei amici. Succede, basta. Saranno 15 minuti dove il sottoscritto prenderà i scaffi. Avete capito quello che ho detto. Però se questo video va bene, perché ultimamente, raga, i video stanno andando bene, sì, ma ci sono giochi, ad esempio Pokémon Unite, che vanno sono da discutere, ecco. Cioè, vi ho detto, raga, non sono uno che conta sui like, grande spirito, grande golem. Però, cioè, se Pokémon Unite fa sempre una visual a video, non ha senso che ve lo porti ancora. Cioè, ad esempio, PES andava malissimo sul canale. A parte il primo video che ha fatto la storia. Però io non conto il numero, infatti lo portavo per una marea di episodi. PES 22 non so se ve lo porto sul canale, vi avviso. Cioè, probabilmente sì, però. FIFA sta andando male, ma ci sta anche perché è il 21. Cioè, in realtà un episodio è andato anche bene. I primi due sono andati abbastanza bene. Poi già dal terzo non è andato bene. Grande giocata qua. E qui? Come fa a difendere? Grande schermo. Ma quanto è forte, raga. Cioè, guardate che difesa. Che log, incredibile. Qua gli arrivano un sacco di danni, però, cioè, poteva tranquillamente fargli la torre. Allora, andiamo un po'. Lui va di domatore, va di bosco a difendere. Drago elettrico che non è stato messo grande. Probabilmente anche la persona è un animale, quindi io non devo commentare tanto perché io sono molto più scarso di loro. Allora, far palla. Che io avrei messo anch'io. Ok. Sta giocando una partita, forse la più bella al momento. Delle quante abbiamo visto? Tre? Sì. Delle tre questa è stata indubbiamente quella più bella, secondo me. Però ha vinto. GG, bella partita anche qui. Hanno due di life. Questo mi... Vabbè, tanto adesso carica una fireball, ha vinto. GG, gran partita. Questa è stata veramente una gran partita. Andiamo con l'ultima partita. Mette subito un domatore.
Bellissimo Roland del ghiaccio. Bellissimo, cioè lo vedo che non lo mette, non fa camminare come lo faccio io. Lui invece lo mette molto davanti. Ok. Vabbè, i fuorilegge avevano 2 danni, forse anche 3. Non lo so, è la pozione counter. Ah, è stato sfortunato per qui. Cioè, lui riesce a cazzare. Ah, sì. A piazzare il cannone alla grande. E questa cosa veramente mi. No, non mi sciocca perché tanto lo sapevo già. Che era fortissimo. Però mi sciocca che. Veramente non sbaglia mai. Non sbaglia una carta. Cioè, invece io faccio errore su errore. Perché il 2.6, raga, l'ho imparato. Da Yasuo non tanto perché non lo guardo tanto, Yasuo. Cioè. Faccio solo il video a parte, poi inizierò a guardarlo molto di più sicuramente. Vi porterò almeno una volta a settimana queste reaction che divertono me e spero anche voi. Molti Mago Zap ovviamente perché è stato potenziato. Diciamo che per me è un bene perché ce l'ho in un deck, è il mio preferito, quindi non ho parole, cioè animale, letteralmente un animale. Allora, io il log l'avrei messo lì, però ragazzi, no, parliamo estosa. L'avversario forse tra tutti è quello che gli sta dando più filo a torcere, tutti in realtà. Fireball che io non avrei messo se devo essere sincero. Però comunque fa una bella giocata ovviamente. È un po'. Io non avrei messo niente. Ok. Cioè, gli scheletrini io non riesco manco. Cioè, gli scheletrini non è che li piazzo male, solo che non riesco a utilizzarli. Cioè, mi sembrano una carta inutile. Invece. Oh, io su sono veramente utili così come tanti altri. Grande Fireball. Grande log, grandissimo log. Guardate, madonna. Log incredibile. Un animale. Cioè, se devo essere sincera, anzi, tutti lo dicono. Grax non è a livello di Yasuo, questo lo sappiamo, anche lui stesso lo dice. E secondo me non si avvicina tanto, perché Grax, sì, è un ottimo player da 2.6, però gli manca qualcosa. Cioè. Cioè, ad esempio, lui non predicta tanto la fireball da quasi giocata. Cioè, lui la fireball la mette molto spesso quando va col domatore, però quando la carta è già piazzata, come ha fatto con lo Zapis, quindi. Su questo è bravo. Grax magari è più bravo, non lo so, a mettere il domatore, ma. Siamo lì, cioè sono tutti e 2 player fortissimo, però Grax ha qualcosa in meno sicuramente di Yasuo. Cioè, questo è poco ma sicuro, secondo me. Ogni opinione la rispetto io, quindi. Grande con l'ember ghiaccio, raga. Ecco, qui purtroppo il per 2 lo sta veramente massacrando l'avversario. Forse questa è la partita più bella delle tre. Non di Oyasu, ma proprio della partita combattuta, perché ce ne sono sicuramente state altre che sono state belle, però mai come questa, forse. Ah, gran palla. No, cioè, raga, ma. Questo è il classico deck P.E.K.K.A. Che il P.E.K.K.A. è stranamente non lo sto mai piazzando, però. Cioè, forse perché al posto del P.E.K.K.A. la fuorilegge. Ah, che sfortuna! Se tiravo una tralitta aveva vinto. Però guarda, raga, che questa partita l'ha sofferta veramente tanto. Gran partita. E quindi, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io chiudo qua. Like se volete un'altra reaction. Ciao, ragazzi.